Ok, salve a tutti, sono Spigioc e oggi siamo su Miscarriage, un gioco di lumache apparentemente che rotolano fuori dalla nostra vista mentre cerchiamo di iniziare il gioco. Ok, quindi questo è un gioco che ho trovato su Game Jolt e abbastanza interessante. Se le mache non cercassero di uccidermi, in pratica devo, non lo so, guidare il passeggino di un bambino fuori controllo per una strada disseminata di alberi, lumache assassine. Sì, insomma, è il gioco che tutti si aspettano. D'altronde poi ci sono dei satelliti che cadono. Good job, Espy. Good job. C'è pure una strada trafficata. Perfetto. Ma non è che... Ah! Come sto prendendo la mano? Ah! Ok. Partito. Ok. Ci vediamo in orbita, bambino. Insieme a quel satellite. Vabbè, comunque... Ritorniamo, riproviamoci. Vediamo se questa volta siamo leggermente più fortunati e riusciamo a non farci ammazzare come al solito. Yay! Che allegria uccidere i bambini in un video. Complimenti, Espy. Se non ti segnalano un video, ah, lumaca bastarda. Ah, ancora, perché siete così? Oh mio Dio, lumaca è pedofile. Comunque, in ogni caso, se non ti segnalano il video, sarai estremamente fortunato. Espy, albero. Oh mio Dio, alberi, troppi foto di alberi. Io sto cercando di salvare la vita a questo bambino, capito? Niente, è inutile che facciate. Che fate? Oh mio Dio, Espy, lo stai cercando di uccidere lanciandolo giù da una pista nera. What the fuck, quindi sono. Ok, mi sono distratto, sto guardando il satellite, scusate. Mai messaggiare mentre si guida una carrozzina giù da un pendio, questo è ovvio. Non sarebbe che Espy ve lo dica. Ah, ci sono i ciucci lì in alto, i biberon, quel Cristo che sono, tipo lì in alto, che rappresentano le vite che ha il marmocchio. Ok, perfetto. Ma chi è la madre incosciente che lascia andare il figlio in mezzo? Oh, alleluia, mio Dio, gli slalom, mio. Ah, Dio, peggio di Alberto Tomba, sto bambino. È uno sciatore provetto già nella culla. What the fuck? Oppure fa il Bob, avete presente quando ci sono le Olimpiadi invernali, ci sono i tizi sdraiati nelle cuccette e fanno le scivolate, ecco quello là è il Bob, sto tizio è un campione, è un nuovo, non lo so, un nuovo sportivo, già si sta allenando contro le lumache, in modo da... È partito un albero, e la lumaca adesso sta esplorando il nostro passeggino per qualche strana ragione, è disgustoso questo gioco, è orribile, che mente malsana l'ha mai fatto, Espy è fortemente traumatizzato da questa cosa. Ma cosa ci si può aspettare d'altronde? È Game Jolt, sono giocanti. La gente non sta bene. Ah, mio Dio, quella lumaca era a un centimetro dal palparci. Stai lontana, lumaca. Ok. Tranquillamente ce la possiamo fare. Stavolta possiamo arrivare alla fine, a valle, dove ci aspetta, non so, la mammina con tanti dolcetti o beberon oppure boobs. No, comunque in ogni caso possiamo arrivare in fondo e schivare queste macchine marroni. Oh, ok, forse ho trovato la corsia di emergenza. La corsia perfetta. Tronco! Ok, albero! Ok, forse quando sono trasparenti non danneggiano più. Ok, progressi! Progressi, 928. Ce la possiamo fare. Vai, let's go, Espy. Let's go. Il problema è che ogni volta dobbiamo ricominciare piano. Io prendo il ritmo, no? Io inizio a diventare sempre più pro man mano che vado avanti nel corso della scivolata. Quindi, adesso, quando ritorno alla velocità normale, perdo tutta la proagine che ho acquisito. Capito? Questo è il problema. Se andassi sempre alla stessa velocità supersonica, ok? Aia, lumaca bastarda. Se arrivassi, se andassi sempre alla stessa velocità, sei pro. Ok, bro. Quindi, gente, è inutile dire Espy, fai schifo. È che non vado a velocità supersonica. Io sono pro dove bisogna essere più pro. Mentre sono più brocco dove si è più brocchi. Non lo so, sono confuso. È una maniera per giustificarmi completamente fallita. Comunque, in ogni caso, ce la possiamo fare finché ci sono le cose trasparenti che non ci sciottano. Ok, perché? Io mi chiedo perché. Era distantissimo quel tronco. Quell'albero, quel diavolo che era. Ok, altre. Oh, lumache qui. Oh, macchina, ma c'erano le fottute lumache e la macchina, ok? Lumache e macchina, lumache e macchina. Ho scelto la macchina almeno, che non mi sbava come quelle fottute lumache pedofili. Ok, zitto e spingiti. Segnala. Zitto. Ok, scriviamo i tronchi, scriviamo le lumache, forse. Ah, tronco. Ok, bravo, così. Dobbiamo arrivare alla salvezza, gente. Ultime parole famose. Ricominciamo ancora. Che bello, tronco. Lumachina, stai là, lumachina. Lumachina. Ok. Fra parentesi, il bello è che il titolo stesso di questo gioco, Miscarriage, vuol dire tipo aborto. Quindi, yeah, Espy gioca un canale per famiglie. Come mi piace ripetere spesso. Macchina! Ok, mi piace ripetere spesso. Visto come l'ho schivata, gente. Oh mio Dio, la proagine. Come ho schivato quella. Troppo, bro.
Applausi, applausi per Espi. Ah, dovrebbero farci una canzone. Applausi, applausi per Espi. Comunque, ho appena notato tipo l'ambiente circostante delle belle maledette lumache. Credevo di essere fottuto. Maledette lumache. Ok, adesso stai andando un po' troppo veloce. Schiva. Ok, ce l'ho fatta. Troppo pro. Too pro for you. Too pro for you. No, troppi alberi. 913. Gente, questo era Miscarriage. È inutile continuare per troppo, visto che il giochino è così di base. Ma alcuni potrebbero dire: ehi, perché ci fai un video se dopo diventa così inconcludente, visto che non hai ottenuto niente? Beh, io credo che sia una cosa esattamente etica. Cioè, mostrarvi cosa una mente malata può partorire al giorno d'oggi è un dovere per Espi. È un must. Deve assolutamente adempiere a questo suo compito di mostrarvi quanto assurda può essere l'umanità e la mente umana. Quindi, al prossimo episodio, un saluto da Espi Giochi, da questi tronchi che sicuramente lo porteranno alla prossima occasione e da questa macchina che ha beccato in chino. Alla prossima, ciao ciao. Se questo video ti è piaciuto e non vuoi perderti i prossimi, ricorda di iscriverti al canale, mettere mi piace e condividerlo sui tuoi social network preferiti. Non dimenticare di commentare per farmi sapere la tua opinione e metti un mi piace alle pagine Facebook e Google Plus per rimanere aggiornato e parlarmi in maniera semplice e diretta. Detto questo, al prossimo video. Ciao ciao!